valle di Ghemme, oltre Milano, due gigantografie circa 3 metri erano i carabinieri che arrestarono Pinocchio, i Jacobetti. Ci dispiace, ma questa notte sono scomparse, sono state rubate, è uno scherzo, c'è uno scherzo di cattivo gusto. Non vogliamo dare una chiave di lettura brutta di questo fatto. Dovevano servire per far sì che i bambini che venivano a visitare la mostra ci potevano fare la fotografia. In mezzo, da una parte, era per loro, oltre che coreograficamente, verde. Sono scomparse. Io faccio appello a chi ha fatto questo scherzo, per ora ancora lo consideriamo tale, a chi ha fatto questo scherzo, faccio appello affinché nel giro di 24-48 ore ritornino le salme dei carabinieri. Perché se no altrimenti credo che pochi chieda rubare le salme dei carabinieri. Non preoccupato per quei due carabinieri, perché saperli rubati dà il segno preciso in che senso siamo messi. E lì mi ha detto che chi l'ha fatto gli porterà sfiga. È un pensiero, diciamo, universale questo. Però insomma, se questi due carabinieri tornassero, però pensandoci qualche bene, sarebbe il miglior modo per cominciare una storia di Agurini, che a Pinocchio spariscono già una volta con i due carabinieri. Sarebbe già un inizio perfetto per di Agonisti per intervistarlo, è una delle emozioni che ricordo un più forte. Tanto che era una simpatia inarrestabile proprio. Mi disegnò una donna nuda con dei seni giganteschi e poi spiegò il suo modo di pensare in maniera molto semplice. C'aveva dietro un cartello che c'era scritto vietato posare. Vietato posare è il segno preciso della libertà che viveva nella testa di Benito Jacobetti. Era un uomo libero, un artista libero che con grande libertà ha raccontato tutto quello che gli passava per la mente. Fumettisticamente poi ha avuto una forza particolare perché ha rotto lo schema della vignetta. La vignetta tradizionale venne rotta dalle sue panoramiche. E poi da queste, la panoramica che faceva per il giorno, prima le ricordavamo con Manara e con Puccini, Pippo Petti che parla, insomma, erano di quelle panoramiche e nelle storie che faceva, insomma, ruppe tutto. Dopodiché quel modello venne anche imitato da altri disegnatori, ma è stato un progenitore del fumetto. A me dispiace sempre che la storia dell'arte trascuri i grandi del fumetto italiano e internazionale, cioè la storia dell'arte italiana ancora non contempla un capitolo della storia italiana dedicato al fumetto. I francesi sono molto più bravi di noi, gli inglesi altrettanto, gli americani non ne parliamo. Per far celebrare il centenario del fumetto hanno fatto a Los Angeles una mostra in 3 palazzi diversi. Cioè Manara ha vinto di recente l'Oscar del fumetto a San Diego, in California, gli è stato dato, lui è partito senza sapere di poterlo ricevere e l'hanno festeggiato in maniera così straordinaria. E mi fa proprio piacere che diciamo che il primo premio che prende dopo quell'Oscar sia il Tiberno Comics, è una cosa che gli dà una grande gioia. Tutto questo poi accade nell'ambito di una mostra dedicata agli Jacobetti, è proprio un segno che l'umorismo fa bene alla salute, che è vietato posare, ce lo dobbiamo scrivere in fronte tutti, e quei due che hanno rubato i carabinieri è meglio che li restituiscono prima del tempo, perché se no Bellini, la maledizione di Bellini è ferocissima, bisogna ricordare che è un medico, quindi da vecchio, da antico, da, come dire, da progenitore di uno stregone può fare qualsiasi cosa. Grazie. Grazie.
facciamo questo tipo di premio così così, facciamo posto dietro ci mettete la torre cilindrica di Città di Castello, noi faremo, ma chi se lo farà? Ecco, grazie a Feste che conosce tutti, i due autori e come te. Mi metterò di fianco a quella figura che mi ha fatto a Napoli del presente napoletano, ma questo è diventato una figura del presente napoletano. Voglio dire che ho conosciuto Benito Iacovitti e nel 65-66, non ricordo bene, eravamo al Salone dell'Umorismo a Bordighera e con un amico Guido De Maria, quello che ha fatto, faceva molti fumetti in TV, da cui poi. E Guido De Maria, che era sempre, mi mandava da tre parti, non volevo come sempre, mi fece cantare, al Salone dell'Umorismo, uno dei miei cantoni, che era proprio dottoressa umoristica, c'è il bello, tango, ironico, eccetera. Andai sul palco vergognosissimo, timidissimo, perché non avevo abituato al pubblico, non avevo mai cantato. C'era un microfono alto così, mi dicono un pochino più alto, ho andato una sedia sul capogiano, una chitarra, a trovare per affatto un'altra così, faccio per alzare il microfono, nel quasi in mano l'alto superiore del microfono, eccetera. Allora, la platea di umoristi ha dovuto scompisciarsi dalle rive. Niente, un giro mortale. Iacovitti è saltato in piedi e gli ha gridati. Ha detto, oh, dove sto qua? Sta cantando una canzone umoristica, cosa fate? Dobbiamo ridere, dobbiamo applaudire. E così è andato bene, perché grazie a Benito Iacovitti, suo padre. È stata purtroppo l'unica volta che ho incontrato Iacovitti, che però ho incontrato da tempo in tutti i disegni che ho visto anche dopo in moltissimi altri disegni. Vi leggo quello piccolino, quella scatola piccolina, quella piccolina. Sì. È piccolina ma è un bel premio. Capisco che veniamo dopo San Diego, dove Milo ha preso veramente l'Oscar come migliore disegnatore del mondo, esattamente un mese fa. E credo che... Dopo San Diego può venire solo Città di Castello, sia ben chiaro. Io vi leggo ciò che ha scritto nella prefazione del libro di 4 anni fa Vincenzo Mollica. Pittore, illustratore, fumettista, artista dal cuore reale ed anarchico, grande appassionato di letteratura e storia dell'arte, viaggiatore curioso, ribelle contro ogni convenzione che possa sminuire la dignità dell'uomo, amante di due parole che coltiva come una fede, libertà e avventura. Grazie.